li facevano assistere a omicidi, li costringevano a uccidere. Sesso sfrenato senza limite fino all'esaurimento, a livello di coppie orgiastiche deviate che creavano un processo mentale. Questo processo, che è quello che poi disturba per tutta la vita la povera bambina che è un processo naturale ed è un meccanismo che loro hanno studiato a tavolino con una criminale violenza e da cinismo che, come dire, accomuna gli Stati Uniti, i nazisti, a certi apparati legati, questi ad altri, perché non è, come dire, noi siamo contro le violenze dovunque vengano e contro questo tipo di espressioni. Queste sono state fatte negli anni 40 e anche prima, sono legate all'esoterismo, anche al controllo mentale, perché il soggetto, di fronte a questa massa di violenze sistematiche, magari accoppiate a dei suoni, magari accoppiate a dei comandi, si scende mentalmente. Che vuol In dire che scendere mentalmente? senso? Che è una camera di sicurezza diversa che la sua identità e affida quello che gli accade a un'altra identità. Sembra ridicolo, ma questa cosa si chiama mente alveare. È un processo banale, concreto, certo, da 60 anni. E su quel processo, sperimentandolo nel settore della pornografia ai primordi, sui bambini e sui tram negli anni 40, che hanno posto le basi del futuro progetto MKU. Nel 49 prendevano le attricette che facevano cinema hard, le trattavano e queste fornivano un servizio dal punto di vista del prodotto molto più immediato, perché una volta sciso il soggetto riesce a fare una serie di operazioni studiate, anche quelle a tavolino, che servono a fargli assumere non solo personalità, ma a liberare dei meccanismi di controllo, autocontrollo e gestione che fanno parte del mio normale. A quel punto puoi creare una beta kid, cioè una donna priva di strumenti di remore e di controllo sessuale, puoi creare una delta, cioè una donna omicidaria o un uomo omicidario, puoi creare un'omega, puoi creare altre cose, e tutto questo è documentato. Era documentato prima che lo documentasse a sua volta Paolo Ferraro. Io non l'ho documentato solo mettendo in rete la banca dati dei progetti desegretata dal governo americano, ma dal Parlamento americano, definitivamente nel 2006-2007. Perché quello la sta in rete, io l'ho sempre sistematizzato con questa massa di documenti. Ma io l'ho provato con le registrazioni audio della Cerchignola di cui parleremo tra poco. Ovviamente, questa pratica della scissione mentale gestiva, una pratica scientifica che è fatta di psichiatri, di violenze, di soggetti preposti a portare al punto di rottura le persone, c'è anche l'elettroshock, ci sono attività molto violente nei confronti del soggetto, era accoppiata allo studio, guarda caso, delle sostanze allucinogene psicotrope. E guarda caso, Francesco Bruno, Luigi Cancrini, Ferraculi, Cantermi e altri, sono esperti degli effetti dell'uso delle sostanze psicotrope sulla mente umana. A che servono le sostanze psicotrope? A facilitare la scissione mentale. È lì che è stato prodotto l'LSD, inviato in base al progetto Caos, progetto militare, di un generale militare americano.